Grazie alla Regione Campania che ci dà questa grossa opportunità all'intera Regione, in modo particolare alla nostra area, quest'area dell'Agroversano, e nello specifico che stiamo qui a Casal di Principe, in modo particolare stiamo a Casal di Principe in un luogo confiscato alla Camorra e che è stato nel 2000 da me, che già ero sindaco allora, configurato come l'Università della Legalità e dello Sviluppo, che ci dà la possibilità di fare questa serie di convegni e tra questi questo del Piano Casa, dello Sviluppo e del PUC necessario per questo territorio, perché danno, dicevo, l'opportunità ai cittadini di questa terra per fare in modo che quell'abusivismo edilizio che si è creato in questo territorio, che è un abusivismo di necessità e non speculativo, possa essere sanato quanto più, diciamo, possa essere regolarizzato. A quanto risale l'ultimo piano regolatore? L'ultimo piano regolatore stranamente è recente, risale al 2005-2006, ma non erano, siccome era un piano che veniva da lontano, non sono state previste quelle che possono essere le opportunità di sviluppo, di occupazione, di attività produttiva, di rete interna di trasporto all'interno di questi territori, anche se io ne approfitto per lanciare una grossa idea, che sarebbe quella di costruire insieme ai comuni vicinori la possibilità di fare una città metropolitana, cioè una città che superi 50.000 abitanti, avendo questi paesi, questi territori, le caratteristiche che ci accomuna, quindi pensare a un piano comunale sovra, a un piano sovracomunale, a una rete di trasporto interurbano che ci possa collegare con Napoli da un lato e Roma dall'altro lato. Stamattina parliamo del PUC, che sarebbe il piano urbanistico comunale, del piano casa e del decreto sviluppo, tutti riguardanti all'edilizia e allo sviluppo del territorio, sia ambientale che urbanisticamente. Ho invitato molte persone che ringrazio per la loro presenza, dal presidente Zinzi, dagli assessori Mancino, assessore Malangone, il dottore Losco, l'onorevole Angelo Consoli, componente della commissione urbanistica della regione, l'architetto Fracassi, che è dirigente dell'urbanistica, quindi tutti relatori di alto livello, di alta professionalità che possono dare una mano alla nostra città. Quali sono i tempi previsti per la realizzazione del progetto? Guardi, i tempi previsti sono che le procedure vengono iniziate entro il 30 dicembre. Noi questo spero di essere nei tempi, pure perché la nostra città ha bisogno di questo piano urbanistico comunale. Noi come amministrazione vogliamo far capire alla gente che questo comunque non è un condono. Il piano urbanistico comunale serve per lo sviluppo della città. E io ci tengo che fra 30 anni i nostri eredi siano orgogliosi del nostro lavoro svolto anni addietro. Chiederò fortemente che all'interno del PUC sia inserito questa norma, che i muri che circondano le case della nostra città non siano più alti di un metro, per dare un segnale di cambiamento e di rinnovamento, quindi che ci è chiesto anche mercoledì scorso con l'associazione Mobas, con la presenza del procuratore della Repubblica di Santa Maria, il dottor Corrado Lembo. In cui è una cosa fattibile questa, assessore? Fattibilissimo. Non è un'utopia, ma sarà scritto a chiare lettere all'interno del PUC. Il Comune innanzitutto è uno dei soci più importanti di Agrorinasce e ovviamente che è coinvolto, perché quando si tratta di regolamentare la vita e quello che sono le modalità di costruire su questo territorio, va tutto per bene, perché questo è stato un territorio che per anni è stato martoriato da fenomeni quali l'abusivismo o altre cose di questo genere, e raggiungere tali risultati e fare in modo che queste iniziative siano quanto più pubbliche possibili naturalmente è un risultato importantissimo. Quando è nata Agrorinasce circa 14 anni fa non c'era un piano regolatore, non c'era una regolamentazione su questo territorio. Il fatto invece che si stiano raggiungendo tali risultati lascia ben sperare per il futuro. Bisognava trovare una soluzione alla complessità di questo territorio, che è fatto di un territorio che deve essere recuperato alla normalità, sia per gli aspetti negativi che per quello che c'è di positivo. Stamattina a Casal di Principe, in questa sede che è anche l'Università della Legalità, io credo che stiamo compiendo un atto importante e soprattutto stiamo spendendo le nostre buone attenzioni su
argomenti di grande rilevanza. Qui oggi si parla di programmazione, programmazione del territorio, si parla di piano regolatore, si parla di piano casa, e questi sono gli strumenti per dare al territorio un nuovo assetto, quindi dare al territorio degli indirizzi nuovi, e credo che questo a Casale riveste un'importanza enorme, perché, e lo dico da presidente della provincia, io guardo con grande attenzione a questa parte della provincia, perché noi da qua dobbiamo partire per rilanciare l'intero territorio, e sono fiducioso che questo popolo, questa amministrazione comunale, questa gente impegnata nel fare meglio, nel fare di più, nel creare condizioni nuove per i giovani e per lo sviluppo del territorio, credo che tutte queste cose messe assieme daranno a questa provincia una possibilità di fare il salto in avanti, ecco, il salto in alto, in graduatorio, come dico, la mia battaglia è quello di vedere, quando si pubblicano le graduatorie ogni anno, di vedere questa provincia guadagnare delle posizioni nuove, ovviamente in direzione di una classifica che ci deve premiare. Tutte le cose che si dicono intorno a Casale saranno certamente cose vere, però noi dobbiamo cercare di cancellarle, queste cose che non ci piacciono. Allora, se dobbiamo partire col cancellare queste muraglie alte che danno un'impressione cattiva, ha ragione l'assessore che dice abbassiamo i muri, ecco, rendiamo la città più trasparente, la rendiamo più visibile, e tutto sta a metterci con l'impegno, a crederci nelle cose che facciamo come uomini, come amministratori, come professionisti, come docenti, come giovani, ecco, giovani che guardano a una prospettiva che deve ridare dignità, ecco, usiamo la parola giusta, dignità a un territorio. Io sono fiducioso, io dico che partiamo da Casale per fare cose buone, per fare cose migliori, per cancellare tutte le negatività.